tutti ragazzi, allora come così come con quei pacchetti creativi che avete visto credo lunedì, ho anche accumulato un paio di box pucciose, quindi eccole qui. Scusate se vi sto intasando di video di pacchi, ma cioè, ho la casa piena, quindi devo farveli vedere e liberare la casa. Allora, questo mi è arrivato da poco, quindi questo è quello vecchio, anche perché sopra c'è scritto Happy Halloween e questa sembra una specie di Sailor Moon strana, che carina. Quindi partiamo da questo qui, strano cose di Halloween suppongo, visto che c'è scritto così sopra. Allora, vediamo un po', questa è come al solito la Doki Doki, una box giapponese, c'è scritto qui. E si è un po' distrutto il pacco, sì vabbè, le poste, sempre delicate. E allora, calma, una cosa alla volta. Oh, che carino. Oddio, com'è che si chiama questo Kuromi? È tipo il cattivo di My Melody, se non sbaglio. Ah, madonna, quanti personaggi ci sono nella Sanrio che non conosco. Ce ne sono alcuni carinissimi. Vabbè, a parte questo. Ma è tipo uno Tsum Tsum? Sì, vabbè, c'è la Tsum Tsum, sono Disney, se non sbaglio. Questo non lo è, però la forma è proprio a Tsum Tsum. E questo si vuole chiudere, va bene. È un sacco carino, anche se questo personaggio lo conosco poco, non è che mi faccia impazzire, però è molto molto carino, è un peluscino appunto, e sì, è proprio un peluche perché non c'è neanche un gancino come portachiavi o altro, quindi proprio piccolo peluscino. Poi cos'è sta cosa? Oddio, che carino, ma cos'è? Allora, spostiamo sto coso, ok. Ma che carino! No, vabbè, ma è, what? Ragazzi, è un portamonete, cioè è il portamonete più grosso della vita? Guardate che carino! Cioè, è sto maialino, ma perché? Oh, non ce la faccio, ragazzi. È questo gattino con l'ombelico con la X. E, cioè, è tipo una borsa portafoglio, una roba del genere. Sì, beh, non la considererei proprio una borsa, anche perché, sì. Cioè, no, alla fine non è piccolo lo spazio per i soldi, anche se va un po' in profondità la questione. Però, ok, questa è tipo una delle cose più inutili che io abbia mai avuto. Questo sul serio non lo userò mai, però è tanto carino, quindi lo posso usare come peluche, semplicemente. È tanto carino, guardate che faccino, però che personaggio è, non lo conosco. E non mi aiuta per niente questa. Non c'è niente, nessuna foto né niente. Solo scritte giapponesi, quindi boh, non so chi sia, ma è tanto carino. Però sì, di sicuro non lo uso come borsa. O come portamonete, visto che è un pelino ingombrante, giusto un pelino. Poi, cos'altro abbiamo qui dentro? Oh, ma che carini! Dunque, questi sono per le bento box. Sono tipo dei stuzzicadenti, è una parola grossa, però sì, insomma, si infilzano nel cibo per appunto prenderlo e mangiarlo. Magari si infilzano nelle salsicce, quelle che si tagliano tipo a forma di polpo. Insomma, per rendere la bento box più carina e anche, sono abbastanza comodi anche per prendere le cose. Mentre si mangiano. Alcuni hanno due zampine, altre varie, sembrano dei pettinini quasi. E sono molto carini. Sì, insomma, gatti neri a profusione in questa box. Cos'è? Oh mio Dio! Queste sono calze size 22-24, che non so che taglia sia. Saranno taglie giapponesi? In vendita in Giappone e basta. Ok, sì, probabilmente sono taglie giapponesi. Ragazzi, io sono alta 50 metri, quindi il mio piede è tipo 50 centimetri. E no, non mi andranno mai bene, purtroppo. Molto carine, però purtroppo non le posso usare, temo. Le proverò, ma cioè, no. Sono veramente troppo corte per me, purtroppo. Però sono tanto carine. C'è anche qui Kuromi, che è lilla invece che nera. Perché? Vabbè, carina comunque. Poi l'ultima cosa, credo che sia una borsa. Una borsa tipo, magari come portapranzo, dal tessuto, che poi è plastica. Sembra una di quelle borse impermeabili tipo per la piscina, però è troppo piccola, quindi non lo so per cosa l'hanno pensata questa. Ho scritto le misure, ma non c'è specificato, quindi è di My Melody, come vedete. E a sto punto vediamo se c'è scritto nel foglietto per cosa dovrebbe essere. Che carina questa immagine. Ah, è pensata, l'hanno messa per i dolcetti di Halloween, per fare il dolcetto scherzetto, ok. Come al solito io voglio piangere guardando la Sute Key Crate, che è quella box che uno che è iscritto alla Doki Doki vince. C'è il peluche di Kuromi, questa tazza a zampa di gatto che è meravigliosa, un'altra borsa di Kuromi, che carino. Dove vai? Un orologio con Gigi, quello di Kiki consegna a domicilio. Carino il peluche di Halloween di Relakuma. Una music box, un carione insomma di Kiki consegna a domicilio sempre.
Uno zaino di Kuromi, sono fissati con Kuromi, questa sembra una stellina di Super Mario. Un portafoglio di Kuromi e oh, che carino, un peluche di Halloween di Sylveon. Perché di Halloween? Cos'è sta cosa che ha in testa che di solito non ha? Non lo so. Carina, ma come dico sempre, secondo me le sute che credo ultimamente sono un po' più misere. Come dico sempre, lo ripeto ogni volta, ormai lo saprete a memoria, ma una volta avevano le console, i videogiochi, eccetera. Adesso, insomma, ci sono cose molto meno costose. Tanto non la vincerò mai, quindi passiamo all'altra. Spostiamo queste cose e passiamo all'altra. Allora, questa è molto più grande, proprio come dimensione della scatola. E peschiamo. Oh, cose per bento box. Ne ho già varie e non le uso mai. Sono una brutta persona. No, in realtà questi vanno bene per i biscotti. Quindi va bene anche non per la bento box, ma per semplici biscotti. Biscotti molto piccoli. Però sono carinissimi. Ci sono due Rillakkuma, uno con la bocca aperta, uno con la bocca chiusa. E non mi ricordo mai come si chiama il pulcino. Non c'è niente da fare. Molto carini. Vabbè, si spiega anche come si fa. Non è molto difficile fare i biscotti con gli stampini, va bene, molto carino. Poi una cosa morbida, cos'è? Allora, è sempre sto benedetto pulcino, che non ricordo come si chiama, mannaggia, ma guardate quanto è ciccione! Apriamolo subito. Ma è bellissimo! Oddio, ragazzi, è meraviglioso! Quanto è morbidoso! No, vabbè, adoro, cioè è a forma di... non lo so, sembra un mochi. È bellissimo, è spappolato, è una frittatina amorosa, anche questa etichetta è bellissima. E non mi ricordo mai come si chiama sto personaggio, smettetela di scrivere tutto, sono in giapponese, per favore. È bellissimo, lo adoro, guardate che faccino, basta, è bellissimo, ragazzi, questo è top, per ora è la cosa più bella che ho trovato qua dentro, ed è morbidissimo. Adoro. Poi, no, vabbè, questa la guardiamo dopo, però che bello. Questo disegno è bellissimo, anche è come quello dell'altra volta. Molto carino, ma intanto non lo vado a vedere perché voglio continuare a scoprire cosa c'è. Ah, ok, ci ho messo un po', per all'inizio pensavo fossero dolcetti. Sono, facciamo che non li apro per ora. Sono queste bustine da cucina per mantenere il cibo fresco. E sono così pucciosine, vedete che ci sono i disegnini? Ecco, qua c'è e si vede molto meglio. Sono fatte così. Molto carine per rendere anche la cucina pucciosa, le cose di plastica della cucina. Tra l'altro, questa confezione è bellissima. È fatta tipo a pacchetto di fazzoletti, molto carina. Poi, cos'è sta cosa enorme? Wow, pesa una tonnellata questa scatola. Oddio, ma che è? Magari se lo apriamo lo scopriamo. Una tazza! E vabbè, io avevo deciso di non comprarne più di tazze, anche se le adoro, perché no, non ci stanno più davvero. Ho il mobile in cucina pieno, ma continuano ad arrivarmene. Oh mamma, che carina! Ho detto oh mamma, ho cambiato la frase. Ma è bellissima, guardate questo dolcettino che c'era disegnato anche lì fuori. Rillakkuma sparfè, i dolcetti di Rillakkuma. Che belli, oddio! Poi c'è questo qui. Oh, carino! Questa tortina sembra uno squishy che ho. Il budino, no vabbè, ma sono bellissimi. Adoro tantissimo. Che bello, ragazzi, la mia collezione di tazze anche involontariamente aumenta. Mettiamola via perché sennò la rompo. Devo trovare il posto per mettercela in cucina perché aiuto, non ci sta, non ci sta, giuro. Poi cos'altro? What? Cioè, questa è tipo una scatola? Una scatola da montare? Una scatola molto piccola? Dalla foto sembra delle scatole giganti, in realtà, come vedete, è molto piccolina. Però che bellina. Potrei usarla per metterci tipo dei coloranti per la resina o altre cose che non so dove mettere perché non ho scatoline. Ed è veramente carinissima. Sì, poi proverò a montarla. Non sono molto brava a montare queste cose di plastica, la roba lì che è anche, insomma, che cosa c'entra? Vabbè. E comunque sono cose da montare. Che carina lilla e rosa. E il risultato finito, insomma, sarà questo qui. Anche se, ripeto, la foto sembra una cosa enorme, in realtà è piccina piccina. Molto carino! E basta, la scatola è vuota. Ma adesso di nuovo voglio vedere cosa c'è nella Sutechi Crate di questo mese. Giusto per rosicare un po' perché non la vincerò mai. Ah, oh, si potevano trovare anche questi. Ma allora non è il personaggio di Rillakkuma. Vabbè, comunque è molto carino. E vediamo allora. Oh mio Dio, un peluche di Rillakkuma versione Alice, ma che amore! Un calendario di Little Twin Star, che è molto particolare perché sembra un action figure gigante. Una tazza di My Melody, che carina! Un altro tipo di tazza, sempre di My Melody.
No, vabbè, dopo con Rilakkuma Alice c'è anche Rilakkuma, cappellaio matto, bellissimo. Una My Melody, borsa per la spa, vabbè. Oh, un set di creme dei Little Twin Star, che cosa carina. Un'altra borsa dei Little Twin Star. No, che carino. Questo è dei Pokémon Dessert. Sì, Pokémon versione dolcetti e un grembiule. Sì, non si vede l'immagine purtroppo. Molto carina. E quindi niente ragazzi, questo è il mare di pucciosità che ho trovato nelle Doki Doki di, suppongo, ottobre e novembre. Sono davvero tanto tanto carina. Adoro questo pe personaggio, non so chi sia effettivamente. Mi sembrava un pochino più carino di quello di Rilakkuma, però non so chi sia, vabbè. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo. Ciao!